Si celebra oggi la giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti. Il punto della situazione è stato fatto stamani a Pescara in una conferenza stampa organizzata dal Comune e dalla Direzione Marittima. L'incontro si è svolto nello stabilimento balneare Playa Paleo. Durante la manifestazione si sono svolte esercitazioni ed esibizioni a cura della Capitaneria di Porto, della Lifeguard, della Croce Rossa e di altre associazioni. Tra gli intervenuti il presidente nazionale FEE, Claudio Mazza. Il tema della sicurezza dei bagnanti è un elemento principale per il percorso di Bandiera Blu. Altro che è comunque la prima volta che si fa un evento di questa dimensione su oltre 230 comuni Bandiera Blu che in contemporanea creano una massa critica di informazione, di prevenzione su questi temi. Quindi questo è un esempio anche di grande attività di rete, di sinergia tra i comuni che sono impegnati su un percorso di sostenibilità e che sul tema della sicurezza dei bagnanti lavorano in modo importante, che è uno dei punti anche qualificanti del turismo del nostro paese. Sul tema degli interventi e della prevenzione sentiamo Cristian Di Santo della Lifeguard. Sarebbe meglio non farli, però qual è stato il vostro ultimo intervento? L'ultimo intervento è stato quello di sabato, proprio su questa spiaggia, dovendo andare a recuperare una ragazza, una minore di circa 16 anni, in serie difficoltà. Ovviamente, meno male che le cose sono andate per il verso giusto, ma la ragazza è stata letteralmente ripresa veramente per un soffio, e bisogna ringraziare gli assistenti bagnanti, ma i bagnanti presenti e soprattutto anche delle persone che erano qui, c'erano dei sanitari che hanno rinvenuto la ragazza in maniera impeccabile, e poi l'arrivo della Guardia Costiera e del 118 che ha poi continuato a scongiurare il peggio. A livello di consiglio che cosa si sente di dire? Oggi abbiamo le regole per un bagno sicuro, quindi con la bandiera rossa è sconsigliata la balneazione, se si è accaldati entrare in acqua gradualmente, mentre si è in acqua e si sente freddo bisogna uscire, il bagno si fa minimo in due, se non sai nuotare non oltrepassare le acque più alte della cintura, e quindi queste sono le regole principali che vanno ad affiancarsi a quelli che sono gli incidenti che poi succedono durante la giornata e durante la balneazione.